prossime. Eccolo! 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 C'è Guido! Buonasera, donne, chiudete che fa freddo, c'è la tormenta. Non devo parlare. Come state? State bene? Mi raccomando, ogni pacco ha il suo nome. Non li confondete. Questo qui per Caterina. È un tesoro. E questo per la mia cara cognatina, alla quale finalmente sono diventato simpatico perché ha capito che le cose devono andare adesso così. Adesso ti prepariamo subito il bagno. Gloria, qui c'è quello che sai. Oh, grazie. Ti deve parlare Guido, sai. Io lo so cosa ti deve dire quella lì, ma adesso la mandiamo via perché sarà gelosa. Cosa vai a fare di sopra tu, eh? Sono andata a trovare quelle poverine, sono sempre sole se non ci penso io. Elle ne va pas pour le rôle. Elle n'est qu'une vulgaire petite bourgeoise. Elle n'a pas de classe. Tranquillo, adesso basta, è stanco. Deve fare il bagno. Oh, Guido è splendido. Ne ho sempre desiderato uno così. Gloria, Carla, Eddie, prendete i secchi. Guido, ti aspetto mio marito. Ti dispiacerebbe se per Capodanno vado a casa un giorno solo? Ma se non vuoi, dico che non posso. Sì, mi pare di sì. Carlotta, su. Chi è quella negretta? È una sorpresa che ti abbiamo fatto. Viene dalla Vai. Non te lo ricordi? Ce ne parlavi sempre. Grazie, Luisa. Come sei gentile. Che pensierino delicato. Quel diadema è per me. Sì, lo so. Poi te lo rendo. Che emozione ritrovarla qui. Come stai? Bene, ma mi tolga una curiosità, bella signora. Chi è lei? Non importa il nome, sono felice di essere qui. Non domandarmi niente. Posso restare? Ma certo, carina. Adesso ho da fare. Ma dopo? Anche tu qui, Rosella, che ci fai? Il grillo parlante di Pinocchio, ti disturbo? No, ma perché ridi? Niente, voglio soltanto vedere come te la cavi. Finalmente ci sei riuscito ad averlo il tuo arma, eh? Re Salomone. Non era ora? Era ora, certo. Mettetemi dentro! Guido, dimmi, ma non hai un po' di paura? Paura di che cosa? Va tutto benissimo. Non potrei restare anch'io. Mi diverto tanto, non voglio niente, ti guardo solo. C'è un regolamento da rispettare, lo conosci? Vieni, aiutami. Guido, completo distruzzo con colbacco. Ti va bene questo? Oh, ciao, Eddie. È bellissimo. Ma questo regolamento com'è? Oh, non so niente. Mi ha promesso una parte nel film. Mi ha detto che dovrò cambiare tanti vestiti. Basta, ragazzi. Tiratemi fuori. Gloria, è Borotalco. Ah, sì. Sei sguido, questo è per la manina, tu vuoi? Ah, sì? Vienga, San Bello, Sibilino. Siete contente, ragazze? Sto sentendo il pan. Non è quello che avete sempre desiderato? Certamente. E niente mica niente più bello in te mondo. Nadina, fa presto sta cipria. Sta smorfiosa. Oh, Nadine. Cos'è che dicevi a Copenaghen? Siamo deliziati di chiedere ai passeggeri di questo volo di trascorrere la notte a Copenaghen per un fortunato. Sentite che voce, ragazze, sentite. Tutte le spese saranno pagate dalla compagnia. A tutti, felice notte. Madeleine, vieni ad aiutarci. Saragina? A sei qui, a porta le tre, Guido. Oh, le malheureuse. Non che trop soli, devenu tout rouge. Che belle gambe magre che ha. Agli è giusti, agli resti come tu in certo bourdè. Mi piace fare il bambino, invece è molto complicato, io lo so. Non vi fidate, l'ho capito bene, è un'ipocrita. Non è affatto un'ipocrita. Ma perché dovrebbe dire tutto delle strane? Sa lui come difendersi, ve? Aiuto, Guido, aiuto! Chi è che grida così? Jacqueline, ci rifiuta di andare sopra con le vecchie e allora l'abbiamo chiusa in cantina. È una vergogna! Io non voglio parlare con quelle streghe, più vecchie di me! Io ho 26 anni! Andate all'anagrafe di Parigi! Jacqueline Bambò! 26 anni! Il 4 luglio 1938! Non avete il diritto di farmi andare di sopra! Non è ancora ora! Guardate che agilità! Guardate!
guardate che gambe! Chi di voi ha un sederino duro così? Guardate che petto! Ah, Guido, Guido, non mi mandare di sopra! Non voglio andare di sopra! È il regolamento. E il regolamento è il regolamento. Ma Guido! Calma, Jacqueline, pare che di sopra si stia bene lo stesso. Non è vero! Il tuo orecchino, Jacqueline. Grazie. Tu che mi hai sempre voluto bene, diglielo tu che mi dia la proroga, diglielo! Guido, non si potrebbe dare una proroga, Jacqueline. Cosa fai? Anche tu mi rompi i caulions. Ti prego solo per un anno solo, ti prego, Guido! Non c'è proroga! Non ci vado di sopra! Cosa hai detto? Non ci vado di sopra! Quindi lo sai coraggio! Non ci vado di sopra! Guardela, ma questa l'hai amata! Non dovevamo prenderla con noi, Guido, t'ho sempre detto! Oi, Burdella, studiati un po' il regolamento! Chiunque abbia superato i limiti d'età passa ai piani superiori, dove sarà trattato ugualmente bene. Ma vivrà nella luce del ricordo! Signor, non avremmo dovuto accettarlo dall'inizio! Non è giusto! È il regolamento inventato da uno che non ha le carte in regola. Un vero uomo ama le donne senza guardare la loro età. In Francia un uomo così sarebbe la vergogna alla nazione. Da buttare via dopo averci spremuto? Ah, Guido, Guido, come hanno ragione. È un mostro! Dormans, we are all women created out of his imagination. È arrivando la notte del riscatto! E viva Jacqueline che ci ha indicato la via della liberazione! Abbassa il tiranno, abbassa Barba Blu! Abbiamo il diritto di essere amate fino a 60 anni! E dorme subito. Non dormo, penso. Guido, non mandarci di sopra quando diventiamo vecchie. Basta, facciccia. Presto, è scoppiata la rivolta, anche di sopra. Delizioso, incredibile. Salò, mon Dieu, je suis venu de Paris. Qual è la mia parte nel film? Ah, la mia parte. Se la mamma dal film. No, Guido, chi ti ballerà la conga? Ti piaceva non tanto il mio bacino. Ciao, Guido, ma io ti dai. No, cara, sono affari di mio marito. E lui ha deciso così e così. È il regolamento. Guido, sbrigati che la minestra si fredda. Ho da fare, non lo vedi? Che uomo straordinario. Scusa, ma... Lui ha bisogno di fare così. Lo fa quasi tutte le sere. Non ti ricordi più niente. Caro, ma tu sei ferito. Vado a prenderti una pomata. Non voglio la pomata. Un unguento. Non voglio l'unguento. Non è vero, non è niente vero che siete buttati via come limoni spremuti. Anzi, lui vorrebbe tenervi sempre con sé. Il fatto è che lui è troppo buono, troppo paziente. Cara Jacqueline, siamo felici di aver avuto l'opportunità di vivere con te e ti auguriamo buona fortuna ai piani superiori. Ti assicuriamo da parte di Guido che sei stata la prima soubrette della sua vita. È tuo diritto di cantare l'ultima canzone e di ballare l'ultima danza con speciale riflettore. Grazie ragazze, siete tanto carine e gentili con me. Allora volete che vi canti una canzone sentimentale? Ma no, è meglio una canzone sexy, era la mia specialità. Ti ricordi Guido, ti ricordi al cinema teatro Apollo di Bologna? Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Ma no, è meglio una canzone allegra. Neanche sentire. Guido. Addio, Guido.
sembrava una situazione così divertente. Pensavo che potesse essere la parte più buffa della mia storia. Avevo preparato anche un bel discorsetto da fare qui a Capotavola. Avrei detto così. Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno. Carla avrebbe suonato l'arpa come tutte le sere. Saremmo stati contenti nascosti qua dentro, lontani dal mondo. Voi ed io. Ma cos'è che non va? Perché questa tristezza? Ecco, vedete, vi abbiamo fatto venire i rimorsi. Invece no, Guido, è stata una bellissima serata. Non devi essere triste, sai. Hai bisogno di qualcosa? Ora se ne vanno tutte a letto. E io ho un bel po' di cose da fare. Mi è rimasto indietro il bucato. E tutti i piatti da lavare. Poi dovrò rammendare le lenzuola, pulire i pavimenti e preparare la colazione per domattina. Stiamo bene così tutti insieme, è vero, Guido? I primi tempi non avevo capito. Non avevo capito bene che le cose dovevano andare così. Ma adesso, hai visto, Guido, sono brava. Non ti do più fastidio, non ti domando più niente. Sono stata un po' zuccona, eh? Ci ho messo 20 anni a capire. 20 anni. Dal giorno che ci siamo sposati. E tu sei diventato mio marito e io tua moglie. Ti ricordi, Guido? Ti ricordi quel giorno?